Noi, Carlo di Borbone del Musicista, Duca di Castro, per grazia di Dio e per diritto ereditario, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, in considerazione dei suoi particolari meriti, abbiamo deciso di conferire la medaglia d'oro di preferenza alla fedelissima città di Gaeta. Napoli, 13 febbraio 2012. Firmato Carlo Gran Maestro. La data è anche significativa, è la data in cui il re Francesco II lasciò questa terra. È il nostro erede al trono il 13 febbraio del 2012, dopo 152 anni. Ha voluto ricordare, ha voluto premiare questa città. Grazie. Questa è una città, mi ha ricordato Don Giuseppe Spadagna durante la Santa Messa, una città con una storia incredibile, una storia millenaria. Una città che ha subito tanti assedi, ha subito ben 17 assedi. Il 17esimo, quello del 1860-61, così dicono gli storici, è stato forse il più che ha colpito in maniera incredibile soprattutto la popolazione civile, non soltanto i soldati. Io voglio ricordare ai miei concittadini, alle concittadine, soltanto un fatto: pensate che ben 109 edifici militari furono completamente rasi al suolo e tanti altri edifici furono colpiti. Pensate che il giorno di Natale, 25 dicembre del 1860, fu proprio bombardato il centro della città per evitare che i concittadini allora potessero andare a messa, la messa del Natale del 1860. Un assedio completo. Il nostro gonfalone, vedete in alto a sinistra, ha già una medaglia d'argento a valore civile per le sofferenze patite circa 82 anni dopo, nel 1943-44, quando erano occupati dai nazisti sul lungo la Via Giusta, e il Presidente della Repubblica nel 1961 ha voluto insignire Gaeta di quella medaglia, di quella onorificenza. Noi più volte in questi ultimi anni abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica l'onorificenza, la medaglia d'oro, quello che abbiamo sofferto in maniera terribile 151 anni. Sono 100 terribili giorni di assedio. Allora, questa mattina, con questa onorificenza del principe Carlo, fa onore a questa città. Io ripeto più quello che ho detto ieri nel convegno: è la città che vi ringrazia, è la città che ringrazia anche il principe Carlo, non è l'amministrazione comunale da solo. Il sindaco di una città deve essere sempre capace fare sintesi della storia passata per capire e comprendere il presente e avere visione di futuro. Senza la nostra storia noi non abbiamo un futuro. Il futuro è terminato all'interno di una cultura di un popolo. Noi abbiamo fatto parte di un regno glorioso, il fatto di essere chiamati la fedelissima ci deve inorgoglire. Io ringrazio l'ordine per aver fatto la tramite su questo e soprattutto per tutto quello che ancora oggi sta facendo in tante parti del mondo. Abbiamo bisogno di questa testimonianza. Thank you.
arme! Siamo qui sulla Transilvania, dove morirono gli ultimi soldati borbonici, soldati per modo di dire, per allievi della Nunziatella. Questa della Transilvania fu l'ultima polveriera a scoppiare, perché il 13 febbraio Cialdini continuò a cannoneggiare la nostra città e quei morti gridano ancora oggi vendetta. È vero, dottor Catenacci? Esattamente. Che è successo quel giorno? Quel giorno che ormai già l'armistizio era firmato, qualcuno non se ne diede per inteso e continuò a bombardare la Piazza Forte, dicendo che comunque serviva da ammonimento per dopo. L'assedio di Gaeta registrò tra gli ex allievi il più anziano dei caduti, il generale Traversa, quasi ottantenne, e poi l'alfiere Giordano, neanche diciottenne, l'ultimo giorno. E noi ricordiamo sempre questi momenti, ovviamente, con il lancio della corona che oggi faremo. Ecco, tra le tante cose, moltissime cose che i Savoia hanno cancellato, la Nunziatella è rimasta, come mai? La Nunziatella è rimasta perché forse cancellarla porterà male a qualcuno, evidentemente, perché ci tentarono nel 1861 i Savoia, perché non è che fu dato scontato che continuasse, e poi diciamo nel 1943... Dietro, fronte! Sdraiatori, puntate! In onore degli eroi della Nunziatella, in onore dei caduti del Regno delle Due Sicilie, alza la bandiera!
mamma mia, terra natia, la vita che mi desti ti do, è più sazia e più masseta, l'ultimo pensiero d'amore. Noi vogliamo combattere un re nostro, non lo lasciamo! Giorni di dolore ed è un gaeta e ai figli tuoi che resti inciso il tuo ricordo dentro noi. E ormai là combatteremo e vinceremo! Nel cielo l'ultima stella.